whoa cool. Vi ho fatto vedere in, uno dei, in un altro tutorial come variare la temperatura di stampa salendo con cura. In questo caso scusate come diminuire. Ora vediamo come variare la, la ventilazione mentre saliamo in Z con la nostra stampa. Importiamo questo file all'interno di cura che ho scaricato da Fingers. Ricordo che come chiave di ricerca ho scritto qua Temp. Ho fatto invio e come uno dei primi risultati era questo. L'ho importato all'interno di Cura, ho eh, impostato i parametri, ho messo 0.2 di altezza dello strato, 0.2 di altezza del layer e poi impostate un po' i parametri che volete e fate salva il file. Prova ventilazione. Potete fare una prova, una semplice prova per vedere come reagisce il PLA eh, variando la temperatura. Potete applicarlo anche durante le vostre stampe perché magari ci sono punti in cui volete la ventilazione e punti in cui non la volete. Andate sul G-code che avete creato, prova ventilazione, io faccio doppio clic, ma se cliccate col tasto destro fate apri con, apri con, bloc note. Andiamo su modifica, cerco trova, comunque con CTRL T vi si apre questa casella, andiamo all'interno della nostro cura, prendiamo la visualizzazione dello strato e decidiamo, come sempre nello scorso tutorial, a che livello far partire la ventola? Per esempio, io voglio che il mio primo strato, per cioè i miei primi strati fino a qua, la ventola sia abilitata al massimo. Quindi, cosa faccio? Al mio livello 62 voglio che la mia ventola sia al 100%. Io con M106 attivo la ventilazione e con S255 gli do la velocità. Poi, al mio livello 62, voglio cominciare a diminuirla, quindi cosa faccio? Vado qua, attivo la calcolatrice perché a mente non riesco a farli bene e poi, soprattutto, velocemente. Vado a livello 62, per l'altezza del mio livello è 0,2. A z12.4, z12.4, io ho il livello a cui devo variare la mia ventilazione. Copio e incollo sempre questo valore qua M106S. Stavo lavorando a S255 che era il massimo, ora provo a mettere 230. 230, poi vado sempre su cura, vado in alto, cerco l'altro layer a cui voglio che venga variata la mia ventilazione, 119 e scrivo 119 per 0,2 che è l'altezza del layer a Z23.8. A Z23.8 quindi... Vado in trova, 23.8, schiaccio invio e mi trova il layer 118. Dopo layer, segno M106S, ho fatto 230, facciamo ora 200. Qua la mia temperatura, cioè la mia ventola, andrà in speed 200. Se voi cliccate sul vostro monitor e andate su adatta, adatta ventola, vedrete che i valori vanno da 0, a 255 e invece sul monitor nella schermata mentre stampa vedrete in alto a destra se anche la vostra stampante è uguale alla mia avrete la percentuale invece della, della ventola cioè voi potete modificare o la velocità della ventola da 0 a 255 o in percentuale potete ridurla o aumentarla noi ora stiamo dando solamente eh, stiamo definendo la velocità che varia da 0 a 255 Vado sempre nell'altro livello che è il numero 168. 168 voi poi potete farlo precisamente al livello che volete. Io lo faccio dopo un po' quando sono sicuro che la mia stina ha finito. Al livello quindi 168 io scrivo 168x02 che è l'altezza del mio IEA 33.6. Prova ventilazione, scrivo qua 33.6 e mi va al livello 167. Qua incollo sempre questo, prima abbiamo fatto S200, faccio S170, posso continuare a ripeterlo fin quando voglio, posso fare questa prova qua sia per testare eh, la ventilazione, per vedere come si comporta, per esempio il PLA mentre stampo e mentre lavoro alla velocità massima, alla velocità media e alla velocità minima, e poi posso anche abilitare quando voglio e modificare la velocità della ventilazione quando voglio, dentro il mio G-Code. L'importante è che voi capiate qual è il livello che volete impostare. Una volta trovato il livello a cui volete impostarla, che è 213, dovete sempre calcolare facendo il numero di livelli per l'altezza del layer io so che il mio livello preciso a cui voglio che la velocità sia modificata è in z 42.6 quindi qua non devo inserire come tanti proverbero a fare layer due punti e layer che sto cercando perché ehm, mi sono accorto che è un po' sballata la situazione cioè non, non corrisponde proprio a quello che voglio io ma dovete fare z e l'altezza che vi risulta 42.6 z 42.6 qua so che mi troverà l'altezza precisa a cui voglio che la mia ventola venga modificata che parta o che smetta fate le modifiche del caso quindi inserita il comando della ventilazione inserita anche la velocità poi cos'è che dovete fare fate file salva con nome Documento di testo, no, tutti i file, tutti i file e poi puntate il vostro file.gco e salvatelo sulla scrivania. Se questo video ti è stato utile, metti sotto un bel like, condividilo e lascia un bel commento per capire se sono sulla direzione giusta o no. Alla prossima!